Bentornati da Il Mondo del Collezionista. Oggi vi mostro un nuovo prodotto della De Agostini. Parliamo di Super Animals Mutant Edition. Sono super allungabili e deformabili. Andiamo a vedere, dentro la scatola abbiamo le bustine, come di consueto, e il magazine. Però prima di andare a vedere cosa contengono, andiamo a vedere la collezione completa, perché sono animali combinati che andremo a scoprire solo nel foglietto illustrativo dentro le bustine. Però andiamo a vedere i nomi: Shark Fant, Pajear, Hip Hurtle, I Banter, Scubra, Bearl, Eaglen, Waul, Shaven, Mandul, Tigrilla, bellissimo, Tukark, Batcam, Krogar e Owlon. Gli ultimi due illuminano al buio, invece il Tukark e il Batcam sono trasparenti. Una bustina costa 4,50 € e comprende un super animale e la sua scheda. Andiamo a vedere il magazine Natura Mutante. Qua abbiamo animali trasformisti, il camaleonte. Il gufo, la farfalla foglia secca, la seppia, il geco, il cavalluccio marino pigmeo, strano ma vero, la rana con la coda, dal mar dei Sargassi andata e ritorno, da bruca a farfalla, e poi abbiamo i soliti giochi, poi abbiamo i cyborg, bellissimo, cambiare il corpo, la muta, la cola sbiancata, qua il procedimento di un esperimento. Poi abbiamo tutti i risultati del quiz, Madagascar, e qua abbiamo la collezione completa. E il magazine è finito. Rimaniamo con la pagina qui, con la collezione completa. E direi di andare a aprire subito la prima bustina. Il primo di oggi è, vediamo se lo conoscete, ed è il primo a cui ho detto che mi piaceva tantissimo, cioè il Tigrilla. Si riconosce subito. Deformabile, eccolo qua. Super allungabile pure. Ed è bellissimo. Andiamo a vedere dietro. Tutti i dettagli fatti bene. Vediamo la coda. Anche questa super allungabile come ogni parte del corpo. E quindi lasciamolo così. Per far capire che è super deformabile. Andiamo a vedere da cosa è composto, ovviamente dalla tigre più il gorilla. Andiamo a vedere. Dalla natura di tigre ha ricevuto possenti mandibole in grado di fratturare anche la pietra. Dal gorilla, re della foresta, una forza tale da permettergli di muoversi appeso agli alberi senza mai toccare terra. E questo qua è proprio il tigrilla. Abbiamo la collezione con il Tigrilla che ha 4 di taglia, 5 di forza, 5 di voracità e 3 di velocità. Ecco qua il primo di oggi. Poi andiamo avanti con il secondo. E dopo il terzo lo andremo a scegliere. Andiamo a vedere. Abbiamo, ecco qui, Sneven, che è composto da il serpente più il corvo. A vedere, bellissimo.
Infatti al corpo la serpente, come vediamo, la parte sopra da corvo. Anche questo super allungabile, anche se non gli servirebbe, perché è già lungo di suo. Allunghiamo qua il più possibile. E qui. E andiamo a leggere. Al corpo ha sangue freddo e strisciante di serpe, con la coda a sonagli, in grado di muoversi subdolamente, e affiancata una testa piumata di corvo con ali nere, che gli permettono di volare nella nera notte senza essere visto. Infatti, se andare a vedere, ha 1 di taglia, di grandezza, 1 di forza, 3 di velocità e 4 di voracità. È molto molto più scarso del tigrilla, che per ora è l'animale più cattivo. E andiamo con la terza bustina. Il terzo mutante, andiamo a vedere chi sarà. Sicuramente uno speciale vorrei. Bellissimo. Tanto voi vedetelo mentre che scopriamo chi è, perché anche dall'immagine da qua possiamo vedere che è lo Scubra, anche questo super super allungabile. A livello di dimensioni molto simile allo Snaven, però questo è formato da, andiamo a vedere, il cobra e il calamaro. Eccolo qua. Negli abissi si nasconde un animale con lunghi tentacoli, in grado di afferrare le prede e dotato di una bocca dal morso velenoso. Si tratta dell'evoluzione di cobra e calamaro. Andiamo a vedere, perché ha 2 di taglia, 2 di forza, 4 di velocità, quindi per ora è il più veloce, e 3 di voracità. Rimane il tigrilla sempre il più forte. E per andare a vedere se c'è qualcuno più forte di lui, secondo me dobbiamo trovare uno tra Eaglion, Sharpant oppure Pajar. Andiamo a vedere. Dai, questo mi sembra grosso. Andiamo ad aprirlo. Molto molto bello. Infatti anche questo, secondo me, può combattere con il tigrilla, perché andando a vedere dalle sembianze sembra il mandul. Ed è infatti un toro e un mandrillo. Eccoli qua. Forse il toro potrebbe combattere con il gorilla. Però andiamo a leggere. Dal toro è ereditato un corpo massiccio e forte, capace di cariche terribili sotto le corna appuntite. Il muso del mandrillo, animale da cui ha preso l'agilità tipica dei primati, nei movimenti e nei salti. Eccolo qua. E andiamo a vedere che ha 3 di taglia, quindi uno in più il tigrilla, 3 di forza, qua anche pecca, 4 di voracità e 4 di velocità. In più ha solo la velocità, invece è molto più forte il tigrilla. Quindi, se vi è piaciuto questo contenuto riguardante gli animali mutanti, scrivetelo nei commenti. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Condividete il video con amici e parenti e scrivete nei commenti qual è il vostro preferito. Non solo tra questi quattro, ma anche tra gli altri che non abbiamo trovato. Il mio, a vista, è l'Eaglion. Invece, quelli che abbiamo trovato, ovviamente il più forte, il tigrilla. Quindi, lasciate un bel like. E dal mondo del collezionista è tutto, a presto e ciao!